Benvenuti ad una nuova puntata di Scruscio, Disturba il silenzio, il nostro consueto spazio di approfondimento dedicato all'informazione, alla prevenzione ed al contrasto delle mafie, che dà voce ad associazioni e personalità che si sono distinte in questo campo. In questa puntata parleremo di quella che può essere definita la terza impresa italiana per fatturato, il gioco d'azzardo, capace di produrre oltre 76 miliardi annui. In costante espansione, questo settore è stato ampiamente pervaso dalla criminalità organizzata, al fine di riciclare denaro illecito. Dalla gestione dei concessionari di slot machine e delle sale bingo, al controllo dei concorsi ippici e delle lotterie, i clan sono, secondo il dossier Azzardopoli pubblicato da Libera nell'ottobre scorso, l'undicesimo concessionario occulto dei monopoli di Stato, con un giro d'affari che si avvicina ai 10 miliardi annui. Inoltre, in un paese dove si spende circa 1.260 euro pro capite per tentare la fortuna, è facile comprendere come il gioco dia dipendenza e spesso coinvolga le persone più povere, fino a essere succubi del gioco stesso. L'ARCI di Bologna ha intrapreso da tempo un percorso di informazione e prevenzione sul gioco d'azzardo, proponendo 3 incontri con esperti, psicologi e operatori per aprire uno spazio di confronto sul tema e per fornire gli strumenti adeguati a conoscere questa complessa realtà. Fiore Zaniboni, del coordinamento ARCI Bologna, ha organizzato questi incontri. Abbiamo deciso di occuparci del tema del gioco d'azzardo in realtà dall'ultimo nostro congresso di 2 anni e mezzo fa, e è un tema che crediamo essere assolutamente attuale e che ci riguarda da vicino, ed è un tema anche che spacca la nostra associazione, nel senso che in alcuni dei nostri circoli ci sono slot machine, e in particolare a Bologna una fotografia che abbiamo recentemente fatto dimostra che sono 23 su 107 i circoli che hanno slot machine al loro interno, per una media di 3 o 4 slot a circolo. Abbiamo pensato questo percorso di formazione e informazione per i dirigenti delle nostre basi associative e per tutte le persone, che tutti i soci e le socie che li frequentano. Il primo incontro è stato con Rinco Malferrari, un sociologo che lavora per la Papa Giovanni XXIII, che ci ha dato gli strumenti per capire, comprendere il fenomeno dal punto di vista sociologico. Il secondo incontro è stato con la dottoressa Masci del CERT Bologna Ovest, con la quale abbiamo approfondito il tema delle ludopatie, quindi quando il gioco diventa una vera e propria patologia di cui il CERT si occupa. Il gioco d'azzardo, quindi, è un grande affare statale, tale da poter avere cattive conseguenze sul tessuto sociale ed economico. Il giornalista Giovanni Tizian, collaboratore dell'Espresso e Narcomafia, nonché autore del libro Gotica, 'Ndrangheta, Mafia e Camorra oltrepassano la linea, ha analizzato proprio il ruolo dello Stato nella gestione dei giochi. Il settore è la terza economia del paese, 79 miliardi nel 2011 gli italiani hanno giocato, 8,7 miliardi sono rimasti nelle casse dello Stato. È chiaro che è un settore che fa gola alle mafie. Le mafie hanno trovato campo libero proprio perché mancano delle regole. È stato liberalizzato, è stato legalizzato il gioco, ma non ci sono state le regole giuste. E senza regole, sappiamo che in un mercato dove non esistono regole, le mafie, che vivono di non regole e di illegalità, si sono imposte in questo settore, che è uno di quelli più colpiti dalla penetrazione mafiosa. E per recuperare questo gap chiaramente ci vogliono più regole e un controllo maggiore dello Stato. Un settore che fa gola alle mafie, proprio perché siamo di fronte ad un mercato con poche regole, dove le mafie cercano di controllare tutta la filiera di concessioni e distribuzioni, e dove non ci sono persone che denunciano, il sistema è impenetrabile. Non si tratta proprio di estorsione o di vessazione di un clan su un imprenditore pulito, si tratta proprio di controllo e di gestione di aziende loro, che sono cosa loro, e quindi non è che si cadono il pizzo tra di loro, gestiscono delle società nell'economia reale, nell'economia di tutti i giorni. Oltre alla linea gotica, non sempre, come sta succedendo al sud, perché le denunce sono aumentate, al sud si denuncia un'estorsione, una vessazione o una minaccia. C'è un'omertà anche al nord,
un'omertà che qui al nord è dettata soprattutto dalla convenienza di fare affari con le mafie, perché le mafie assicurano prezzi più bassi, assicurano sicurezza nei cantieri, assicurano tutta una serie di servizi a basso costo, per cui quasi quasi è meglio, diciamo, stare zitti e qualche affare concluderlo con loro. Al sud è un'omertà più, dettata più dalla paura, dal timore, dal nome, dal cognome di quella cosca, no? E quindi sono due omertà che si completano. Stato e mafie fanno sempre più introiti, dunque, e nascono anche nuovi business nel gioco d'azzardo. Uno dei più recenti e proficui si chiama Casino Slot, il casino per tutti. Ci sono addirittura queste nuove creature che si chiamano casino slot, no? Che non sono dei veri e propri casino, ma sono queste strutture tutte colorate che nascono in ogni città, no? Sono ampie stanze colme, stracolme di macchinette, dove appunto sono simili a casino ma hanno solo macchinette e video slot, e sono molte volte gestite direttamente dai concessionari, e quindi si è trovato il modo per realizzare altri casino alla portata di tutti. Quindi non c'è bisogno di andare chissà dove, ma sotto casa puoi trovare questa sala enorme e piena di macchine. Ma lo Stato potrebbe reinvestire gli introiti dei monopoli in altri settori? Qual è il suo vero ruolo? Uno Stato dovrebbe, nell'ambito della legalizzazione, ridurre il danno, cosa che non avviene. Io sarei curioso di capire quanti di quegli 8,7 miliardi di cui parlavamo prima, che riceve di tasse da questo settore, lo Stato li spende in politiche sociali, in politiche per il lavoro e in politiche per i servizi sociali. Ringraziamo Giulio Ferrante, che ha realizzato l'intervista e che, insieme a Lucio Cipollari, è autore del programma. Vi ricordiamo di seguirci attraverso il nostro sito www.ilblogos.it, dove troverete questa ed altre puntate di Scrusciu. Un saluto da Daniele Ballardini e da Laura Zani.